Bentornati a Storie, cari telespettatori. La storia che vi raccontiamo oggi è una storia di successo, un successo tutto di casa nostra perché il nostro ospite è uno chef stellato, è un ragazzo di Vigevano, Roberto Conti. Ciao, ciao. Ciao, benvenuto Roberto. La tua prima volta a Milano Pavia TV. Prima volta. Ecco, ma pensa a te, sei stato quasi ovunque tranne A casa mia. nella casa tua. Ecco, era ora. Era ora. Doveva arrivare storie, doveva arrivare questo programma dove vogliamo raccontare appunto storie di successo, in questo caso la storia di un ragazzo che è partito da Vigevano, è arrivato in importanti cucine e adesso ha una strada ancora tutta da scrivere. Ma partiamo non dall'inizio, partiamo da un cambiamento molto forte che è arrivato dopo 10 anni di cucina al Trussardi alla Scala di Milano. Eh sì, esatto, dopo 10 anni che sono stato nelle cucine con i diversi step che ho fatto, nelle cucine Trussardi, mi si proponeva questo progetto che più che altro l'ho sposato perché è difficile. E siccome io non mi pongo mai limiti in termini di difficoltà, ho detto prova ad accettarlo. È una sfida che è molto diversa dagli standard nei quali ero abituato a stare, dove però il mio obiettivo è appunto di portare tutto quello che sto facendo ai miei standard. Quindi da Milano sei arrivato a Parma, perché Esatto, è lì che adesso esatto. abiti, adesso è lì che c'è la tua famiglia, ma anche e soprattutto il tuo progetto lavorativo, accanto a una famiglia importantissima, la Barilla. Direi, secondo me, forse la famiglia più importante di tutti all'interno del mondo del food. Io sono stato chiamato tramite una persona a loro fedele, che seguiva il progetto all'interno di questo grande hotel che si chiama Grand Hotel de la Ville, 5 stelle di Parma, nel quale praticamente mi si proponeva questa cosa di portare, diciamo, al di là della stella all'interno del ristorante che andremo a fare, un ristorante gourmet, è proprio il fatto di alzare tutto il livello attuale dell'hotel, perché comunque la famiglia Barilla, che è top in tutto, non aveva un punto di riferimento a livello di tutto quello che fanno. E quindi quando hanno pensato a una persona alla quale affidare il progetto, hanno pensato a Roberto Conti. Come ti sei sentito? Allora, sul subito, a parte l'offerta che mi piaceva appunto di progetto, non parlo di offerte economiche, ma mi sono sentito un po' destabilizzato perché comunque sinceramente io non avevo quasi mai valutato nulla, nessuno spostamento da dove ero, anche perché io non ero totalmente soddisfatto del lavoro che avevo fatto al Trussardi, anche se risultati ottimi, budget a posto, però è ovvio che io ambivo come tuttora ad avere 2 stelle. Dunque speravo che comunque facevamo quel passo in più per arrivare a prendere 2 stelle. Siccome avevo cioè, capito, avevano fatto trapelare che non era la direzione probabilmente dove volevano andare, io ho valutato questa cosa dove comunque anche nel mondo gourmet non si pongono limiti. Dunque Certo. adesso una deadline vera e propria io non ce l'ho, ma spero di arrivare a prendere 2 stelle entro i miei 40 anni. Ecco, ne hai solo 36, quindi hai tutto il tempo di veramente arrivare a questo traguardo. Roby, una stella l'hai già conquistata, avevi 34 anni, 34 giusto? anni, esatto. 34 anni. Che cosa si prova? Guarda, io dico sempre che la ristorazione secondo me è bella a 360 gradi. Non è che è bello solo chi lo fa a questi livelli o solo chi lo fa nel mondo gourmet. È normale che se tu fai un background come quello che ho fatto io, dove l'ultima cosa che vai a guardare è lo stipendio, sai già che farai 16 ore al giorno tutti i giorni all'interno di cucine molto molto dure, dove comunque cioè devi annullare tutto quello che hai all'esterno perché non ti permettono di fare niente e soprattutto non ti permettono di pensare a niente al di fuori di quello che stai facendo. È normale che poi uno ci deve credere, cioè perché se no non ha un senso. Poi chi fa il nostro lavoro in altri settori fa semplicemente un altro lavoro, non è che fa un lavoro sbagliato. Però se fai la vita che ho fatto io, è normale che tu vivi facendo solo ristoranti stellati, il tuo sogno è quello un giorno di arrivare a prendere la stella, come un calciatore che ha il sogno di arrivare in Serie A. È ovvio che io sinceramente non me l'aspettavo subito dopo 3 anni che ero diventato head executive, comunque sono stato molto Sei appoggiato. arrivata È presto. arrivata, poi il posto lo permetteva perché comunque lavoravo in una maison di grandissimo lusso, questo mi aiutava con dei collaboratori eccezionali e è arrivata.
E allora vediamo, abbiamo una foto di te con Tommaso Trussardi e Michele, nella foto c'è anche Antonino Cannavacciuolo, insomma sei stato lì per 10 anni non solo a capo di una grande cucina, quindi concentrazione, tutto quello che ne deriva, no? L'hai appena detto, un lavoro durissimo, però eri anche in mezzo al glamour, in mezzo alle stelle, no, non è arrivato un punto in cui era anche facile montarsi la testa? Beh sì, però calcola che comunque, vabbè, a parte che avevo sopra un'azienda fortissima, perché io tutto quello che sono oggi sicuramente lo devo alla famiglia Trussardi, a parte il rapporto di amicizia che ho anche con Tommaso, a parte il rapporto che mi legava proprio affettivo a tutta la famiglia Trussardi, è normale che uno si può montare la testa, però quando poi hai avuto maestri importanti come Andrea Berton, Carlo Cracco, Pietro Lehmann e quella gente lì, tu dici, vabbè, ma se non se la sono montati quelli che ancora oggi sono lì con 2 stelle sul petto e tutto, se vuoi ambire a certe cose devi tenere i piedi per terra. È ovvio che oggi Milano, secondo me, è l'unica città che è allineata alle altre capitali europee. Ero al centro del mondo e mi capitava spesso di fare eventi con gente importante come Cannavacciuolo, piuttosto che eventi con gente della moda top. Però vabbè, fa parte del mio lavoro. Fa parte del tuo lavoro. E infatti ti sei trovato appunto dalle cucine di provincia. Anzi, raccontiamo un po' come hai iniziato, perché può servire anche a casa, no? Perché noi appunto siamo abituati a vederti tutto figo sulle riviste glamour di settore, oppure sui maggiori quotidiani e anche siti di informazione. Lo chef tutto cucina e tutto muscoli. Te la sei addirittura tatuata la tua stella Michelin, vero? Qua. Ecco. Non potevo, cioè era una cosa, era un traguardo troppo grosso per me. L'hai tatuato la stella, la data e poco sopra anche la data di nascita di tuo figlio. È stata una settimana un po' impegnativa, diciamo. Allora, non ho capito niente per un paio di mesi. Però la stella è arrivata il 16 di novembre. Novembre 2017, mio figlio il 25 novembre 2017. Ecco, una settimana impegnativa. La seconda stella. Hai dato tutto. No, ero a posto, io potevo morire il giorno dopo per me, però devo ambire ad altri traguardi adesso. Infatti. Comunque io ho iniziato in un ristorante di Vigevano, ovviamente. Oltretutto è bene dire, non come consiglio a chi vuole fare il mio percorso, che a scuola non valevo praticamente niente, cioè avevo praticamente solo volti altissimi in cucina, tant'è vero che a un certo punto mi hanno detto, mi è capitata questa offerta, sono stato chiamato da uno dei ristoranti storici di Vigevano, che era il ristorante La Maria, e mi hanno detto, ascolta, se ti danno qualcosa vai lì perché a scuola intanto non capiamo niente. Mi hanno ritirato dalla scuola e sono arrivato lì. Ecco, comunque si vede, c'è tutta il consiglio della famiglia, ecco, borghese di provincia, ascolta, vai a lavorare, se ti danno qualcosa, posto fisso in cucina, che è meglio. Esatto. Senti Roby, però facciamo un ulteriore passo indietro, perché tu sei andato avanti con gli studi, volevi il diploma, diciamo così, il diploma, e cercavi appunto una scuola poco impegnativa, ma il tuo futuro all'epoca non era proprio in cucina, no, eri un calciatore. La mia prima ambizione era quella di diventare un grande calciatore, tant'è vero che io ho fatto la scuola alberghiera di Varallo Sesia, perché? Perché all'epoca mi aveva comprato dal Vigevano Calcio il Borgo Sesia, e che all'epoca giocava in Serie C2, e mi aveva messo nella Juniores Nazionale, dunque io cercavo una scuola che mi desse più tempo libero possibile, ecco, per avere, anche perché lì mi allenavo 6 giorni su 7. Certo, guarda la vita, da essere un calciatore di Serie C, poi è successo un banale infortunio forse. Un banale infortunio, poi è meglio essere sinceri, anche c'è, cioè, il fatto che comunque io avevo 17 anni, l'età della stupidera, preferivo andare a ballare piuttosto che... E dunque, cioè, è normale che se vuoi fare il calciatore professionista certe cose, cioè alle 9 devi andare a dormire, io alle 9 non andavo a dormire. Ecco. E quindi è la realtà delle cose. Va bene, sei diventato un fuori classe ugualmente. E ti sei ritrovato in cucina una bella gavetta al ristorante da Maria? Una bella gavetta al ristorante da Maria. Ho avuto la fortuna che nel momento che sono entrato al ristorante da Maria, subito dopo circa 6-8 mesi, i miei titolari hanno voluto investire prendendo questa consulenza con uno chef che lavorava nel circuito di Claudio Sader. Ovviamente, essendo arrivata questa persona, è normale che chi c'era prima e aveva fatto la storia del ristorante si è trovato un po' destabilizzato, perché comunque se lavori sempre con un certo metodo, arriva questo che dal giorno dopo ti capeggia e ti fa cambiare metodo. Però per me era una cosa nuova, io già leggevo molto, già leggevo i libri di Carlo Cracco, capivo che quello era un metodo innovativo e che mi avrebbe potuto dare futuro, sono rimasto lì.
Nel giro di circa un anno questa persona si è defilata perché era finito il suo periodo di consulenza e loro ovviamente, quando io gli ho detto guardate che io voglio cambiare, voglio andare su Milano perché ho bisogno di esperienze così, mi propongono a 23 anni di diventare lo chef del ristorante. Io sul subito ho traballato un attimo, mi sono confidato con la mia famiglia e tutto, ho accettato questa cosa e nel giro di un anno e mezzo abbiamo riportato, io ero il più vecchio, ero dell'83, poi eravamo un ragazzo dell'89, un ragazzo dell'86 e uno dell'85, abbiamo portato il ristorante a essere comunque citato in guida Michelin. Caspita! È stato un risultato enorme per noi. E quindi voglio dire, anche la proprietà è stata contenta? Era contenta e poi dopo un po' di anni che comunque il ristorante andava bene, facevamo numeri importanti e tutto, io ho avuto l'opportunità di andare, sono stato chiamato appunto dalle cucine dove avevo mandato un curriculum di Pietro Lehmann. Sul subito, niente meno che. Sì, sul subito però ero quasi un po' cioè spaventato ad andare a comunicare questa cosa ai miei titolari che mi avevano dato comunque un grosso futuro. Però la fortuna vuole che a un mese prima che io mi decida di andare a comunicare questa cosa, il titolare viene da me quasi in lacrime e mi dice guarda, ho preso questo ristorante che aveva un tot andamento, l'ho portato a tot e ho avuto questa offerta irrinunciabile. Quando sarai grande capirai il perché. Per me è stato cioè, una mano dal cielo, perché ho detto non mi devo nemmeno dimettere, finisco insieme a loro e dopo un mese ho iniziato su a Milano da Pietro Lehmann. Guarda Roby, questa cosa ti fa onore perché eri giovane e ambizioso, però si capisce subito questo lato del tuo carattere, che sei comunque legato a determinati valori, sei una persona riconoscente. Sì, io sono uno innanzitutto che si affeziona molto a tutte le cose che faccio, sono uno che si affeziona molto a tutto quello che è intorno, collaboratori, non. Anzi tante volte dicono che per essere, anche se poi ho una figura abbastanza imponente all'interno della cucina così, però se devo guardare il mio lato negativo non sono mai troppo cattivo. Ma come non sei mai troppo cattivo? Ma sei la fama del terribile. Ma la fama del terribile perché sono stato sous chef di Andrea Berton, perché comunque sanno tutti che ho lavorato in cucina, però poi nella realtà sono sempre uno che cioè difficilmente grida tanto come hanno fatto con me. Guarda questa foto, cioè stai facendo un mazzo incredibile. Sto spiegando al ragazzo che bisogna usare la testa. La testa. Perché tante volte secondo me per quello che è stato, che ho provato io, e poi non lo so, magari quando tu esageri e cedi nell'urlare, tante volte dopo 16 ore ti si chiude il cervello e il messaggio viene meno recepito che se magari cerchi di spiegare. Con te hanno urlato tanto? Io ho avuto periodi difficili, io vi giuro che, cioè nel senso, non mi vergogno a dirlo, all'età di 26 anni io arrivavo a casa la sera, dopo che avevo fatto questa scelta, che comunque qui stavo molto bene, piangevo tutte le sere, però cioè se avevo fatto questo... Per la stanchezza o proprio per... No, la stanchezza io non la sento mai, cioè la stanchezza per fortuna è una cosa che io non sento mai, per la pressione, per l'insieme, per il fatto che comunque tu dici cavolo, ero uno chef che... Qui faceva girare un ristorante, arrivi lì, ritorni ad essere zero e ci sta perché devi sempre ripartire da zero, però sembrava che io fossi totalmente diventato incapace di lavorare, c'erano i ragazzini che andavano con le frecce, io ero lì che... Perché è tutto un discorso di sistema, poi quando ho capito il sistema, cioè comunque c'è una grossa differenza di metodologie di lavoro all'interno della cucina, quella attuale è molto sistematica. Se non la capisci ti sembra di essere su un altro pianeta, però poi vedi che ti viene tutto più facile. Tu hai iniziato a fare il tuo lavoro quando essere chef, lavorare in cucina non era ancora di moda, poi è arrivato il boom dei grandi chef personaggi, delle trasmissioni, della gente che anche da casa aveva l'opportunità di entrare nelle cucine e ha respirato questa aria tesa, questo clima terribile, questi piatti sbattuti. Tutti. Quanto c'è di spettacolo, quanto è realtà? Allora, tendenzialmente io posso dire che sicuramente poi le scene vengono montate e c'è un po' di enfatizzazione a esagerare, ma ci sta, fa parte del gioco, fa parte della trasmissione. Però non tutto è falso, cioè nel senso che io ho visto veramente lanciare piatti e pentoli, questo succede nelle cucine d'oggi, soprattutto quando sei a livelli gourmet e ambisce certe cose, non esiste nient'altro che la perfezione. Dunque, tu fai una cosa, se il giorno dopo non è identica e manca una virgola, magari il piatto ti arriva in faccia, ci sta. Cioè puoi scegliere tu se fare quel percorso o non farlo. Per quanto riguarda il discorso degli chef televisivi, io non sono, cioè poi alla fine sono uno anch'io che adesso ho iniziato a fare delle trasmissioni, però non sono, secondo me lo chef deve stare in cucina, perché in televisione ci devono stare gli attori.
è un mio parere. È anche vero che allo stesso tempo, cioè oggi come oggi il mondo va così e ci sta, però non devi mai eccedere, cioè non è che tu puoi registrare tutti i giorni, perché puoi anche delegare, sicuramente chi delega oggi è bravo e chi vuole fare l'Highlander non andrà mai bene. Però allo stesso tempo non puoi non anche, mai non esserci al tuo ristorante, penso io. Certo, certo. E tu pensi che fra i tuoi grandi maestri, prima hai citato anche Carlo Cracco, hai detto che hai letto tanti dei suoi libri. È anche un mio, è anche stato uno di delle persone che ha inciso di più, oltre ad Andrea Berton, nel mio percorso, perché è stata la persona che mi ha consigliato alla famiglia Trussardi di puntare su di me quando erano in fase di cambiamento del secondo chef, perché dopo Andrea Berton c'è stato Luigi Taglienti e dopo gli ha detto, Carlo gli ha detto, prova a puntare su quel ragazzo lì che ha delle doti, e dunque io gli, cioè, gli devo tutto, ovvio. Ecco, se te, quindi hai, lo sento spesso, lo senti spesso, sì, certo, vi confrontate, certo, e pensi che gliel'abbiano fatta un po' pagare quando gli hanno tolto la stella o pensi guarda, che io la Michelin quell'anno lì aveva lanciato un messaggio molto importante che era appunto quello che gli chef dovevano stare in cucina. Poi io non ti so dire se era il fatto che dovevano fargliela pagare. Carlo sicuramente è una persona che ha preso 3 stelle quando era la Pinchiori, è una persona che, cioè, le due stelle non deve dimostrare niente, è una persona che tutto quello che tocca funziona. Sono sicuro, ma sicuro, che la seconda, e mi auguro anche la terza, in galleria dove adesso la riprenderà. È ovvio che magari è anche stata una cosa che lui ha voluto, cioè cambio ristorante, chiudi, apri da un'altra parte, ci sta anche da ripartire da un profilo più basso. Certo. Poi è ovvio che se lui fosse ripartito con le 2 stelle sicuramente era più contento, ma non penso che gli cambi molto. Quindi il messaggio di Roberto Conti è chiaro, lo chef deve stare in cucina. E qui ancora una volta mi esce il ragazzo di provincia, bravo Roberto. Lui è uno che veramente, da come parli, dimostri di non esserti per nulla montato la testa, neanche quando sei stato circondato dal glamour, dalle modelle, insomma, ti avranno fatto qualche proposta televisiva. Sei simpatico, sei carino, no, sei un bel ragazzo. Ho avuto diverse proposte televisive, ho collaborato anche a Detto Fatto, sono stato chiamato in un altro programma che probabilmente farò, sto collaborando con una televisione di Parma dove sono adesso. Che salutiamo, perché sono nostri amici le televisioni locali, no? Però io vedo sempre, cioè in base alla mia agenda, vedo sempre se accettare, ovviamente mi consulto con chi è sopra di me all'interno della mia azienda, se accettare il programma, cioè per accettare io un programma è proprio perché mi deve dare una visibilità tale che ne beneficia l'azienda, cioè se l'azienda ne ha un beneficio, sì, se deve essere per valorizzare la mia persona, in questo momento non ne ho bisogno, cioè io lo pensavo a farla mangiare. Guarda un po', allora torniamo a parlare della tua storia di mangiare. Sei arrivato a Milano che eri ancora un ragazzotto, probabilmente avevi ancora quella voglia di ballare e di far casino, allora, era difficile. Sono arrivato a Milano la prima volta appunto con Pietro Lehmann e per fare, cioè comunque io all'epoca, devo dire la verità, quando ero chef a Vigiano avevo già, rispetto ai miei coetanei con i quali uscivo a Vigiano, uno stipendio nettamente quasi doppio. Certo. Facevo una vita signorile e quando ho deciso, sono andato a mio papà e gli ho detto guarda papà che io faccio questo cambiamento, punto a entrare al ristorante Gioia, lo stipendio era esattamente un quarto di quello che io percepivo con Vigiano. E lui mi fa, tieni presente che per fare un investimento del genere, poi ci sta, cioè come una persona che investe va a fare la Bocconi, ha un certo costo, l'università ha un costo, quella era la mia università. Fa, io ti appoggio in tutto, soprattutto quando vuoi investire sul tuo lavoro, tieni presente che devi moderare un po' il tuo tenore di vita. Io non ho moderato nulla, tanto è vero che in un anno mi sono indebitato di una cifra con mio papà, perché io non c'era una sera che stavo in casa, non avevo ancora il mood di quella cosa lì. Difatti poi sono, dopo un anno e mezzo mio papà mi fa, Roberto guarda che ti devi dare una stai calma, andando un po' oltre, allora cerca un altro posto che ti dia la possibilità di ripareggiare i conti con tuo papà e poi se vuoi riparti. Così è stato, sono ritornato di nuovo a Vigevano, ho aperto un ristorante che è andato molto bene per un anno, ho ripareggiato la situazione e poi ho avuto l'opportunità di entrare da Berton e a quel punto lì con Berton sfido quasi chiunque che se non cambi la testa con Berton non stai. Se è cattivo, lui è cattivo, vero? Dicono che è cattivo, alcuni lo nominano la bestia, io devo dire la verità. La bestia? Sì, il maestro Marchesi lo nomina così, io devo dire la verità, secondo me Andrea Berton è uno dei più grossi fenomeni che esiste al mondo e soprattutto è un po' come Mourinho nel calcio, è un psicologo, però calcola che lui poi diventa tendenzialmente, se lo leggi, più cattivo in termini buoni,
con chi realmente crede che abbia delle potenzialità, perché se tu non hai delle reali potenzialità, lui non ti considera neanche. Ti lascia nel tuo. E a me mi ha bastonato, ma proprio tanto, cioè, ma proprio anche bastonato fisicamente. Ma io, ma ci stava, faceva parte del gioco. Io, cioè, quando arrivavo a casa e ponevo uno schiaffo ad Andrea Bottone, ero contento. Ma guarda, stiamo dicendo delle cose importanti. Comunque, è bella, realtà, è bella questa. Anche perché, cioè, non è che non ci hanno fatti male, erano delle, certo, pacche forti. Erano delle pacche, alla cannavacuola. Ti davano un valore, cioè. Eh sì, e le ricordi con affetto queste pacche, io, lo ringrazio io, ancora adesso. Io di Andrea ricordo tutto con affetto. Cioè, io dico sempre che se non fosse stato per lui, probabilmente. Sicuramente non ero dove ero, ma probabilmente era più facile che facevo il PR in qualche discoteca piuttosto che fare il cuoco. E saresti stato bravo anche come PR. Ma a parte tutto ciò, Roby, dimmi una cosa, quando i tuoi maestri, chiamiamoli così, vediamo se sono veramente dei grandi, hanno capito che Roberto Conti c'era, che era veramente diventato qualcuno, c'è stato qualcuno che ti ha voltato un po' le spalle? C'è, nel senso, un po' di rivalità, un po' di... Ma io... Secondo me no, nel senso che comunque io ho avuto la fortuna, sfortuna, che i miei due maestri sono stati poi, non so perché, non l'ho mai capito, non mi interessa neanche, allontanati dall'azienda Tussani, nel senso che comunque il loro rapporto era finito, certo, penso comunque in buoni rapporti. E io ho avuto, la prima volta che è andato via Andrea, sinceramente io non ero lì per Tussani, io ero lì perché all'epoca il ristorante di Bertone era uno dei più nominati in Italia e a me mi interessava entrare per Andrea Bertone, non per Tussani, che non sapevo neanche chi fosse. Però quando poi è andato via, quello che è arrivato, che era Luigi Taglienti, che io seguivo molto, era già stato sous chef anche lui di Bertone, ero stato a mangiare da lui a Cuneo quando aveva una stella, aveva vinto miglior giovane dell'anno nel 2009, se non erro, ha detto che lui sarebbe arrivato al Tussadi solo se Roberto Conti rimaneva a fare il suo sous chef. Io ho accettato di fare il sous chef. Poi, dopo un anno e mezzo, due, mandano via anche Luigi e io dico, no, vabbè, però adesso ragazzi, cioè, cosa facciamo? Perché tutte le volte che mandi via un grande chef così, tu devi calcolare che per i primi sei mesi la stampa di settore ti tira addosso. Certo, è molto cattiva la stampa di settore, vero? Cioè, fa il suo lavoro, però devi calcolare che tu comunque, se licenzi due chef, o licenzi, adesso non lo so se licenzi, o comunque se finisci il rapporto con, certo, due chef di grande fama come loro, capisci che poi è a fine il progetto a un ragazzino. Sei nell'occhio del ciclone. E perdi credibilità. Sì. Cioè, difatti, i primi sei mesi io ho accettato il mio ruolo solo perché avevo alle spalle uno come Cracco che ha detto: guarda, qualsiasi cosa succeda all'interno del tuo progetto, al massimo vieni con me. Non ti preoccupare di questo, ti faccio io da schermo. Però, nonostante tutto, come sapevamo, i primi sei mesi, quando Tommaso Tussardi ha promosso me come executive della Maison, cioè la stampa ci ha tirato addosso, certo, dicendo hanno messo lì un ragazzino perché non sapevano cosa fare. Ma è giusto così, fa parte del gioco. Hai perso la stella e l'hai riacquistata subito. Ho perso subito la stella subito, è passato il primo anno nulla, alla fine poi del secondo anno ho preso la stella che è andata nella guida del terzo anno. E lì è stato il riscatto totale. Sei sempre stato un generoso, hai sempre ospitato nella tua cucina altri chef a cucinare con te. Possono stare due galli nello stesso pollaio? Beh, io che possano stare due galli nello stesso pollaio? Non credo. Cioè, come executive diventa difficile, però non è, nel nostro lavoro può succedere, perché se tu guardi una delle più grandi... Eccola qua, la tua brigata. Una delle più grandi aziende italiane, che è Enoteca Picchiori, che oltretutto il mio chef è il mio grande amico, Riccardo Monco, per 11 anni ha avuto 3 stelle con 2 chef a capo, e allo stesso tempo quando noi ospitiamo gli chef si chiama cena a quattro mani, quelle cose lì sono collaborazione, è un'altra cosa. Ecco, poi, tu sei tranquillo perché sai che dopo se ne vanno. Esatto. Esatto, il discorso è un po' questo. Va bene, allora diamo i consigli per gli acquisti, torniamo qua perché abbiamo ancora tante cose da chiederti, poi ti dobbiamo un po' sfruttare, insomma non è che abbiamo qua un grande chef e... A vostra disposizione. Da, dopo la pubblicità. Roberto Conti, 36 anni, da Vigevano a Parma si porta nel bagagliaio una stella Michelin, conquistata, e l'abbiamo scoperto nel corso di questa puntata, veramente col coltello fra i denti, perché la cucina è un luogo di lavoro durissimo. Però Roby, se non c'è adrenalina tu non sei contento, giusto? Assolutamente no, perché è quello che è la cosa che nel nostro lavoro ti dà di più. Io, cioè, dico sempre ai ragazzi che noi
lavoriamo come un calciatore lavora tutta la settimana, si allena e si gioca tutto in 90 minuti, noi ogni giorno combattiamo 10-12 ore al giorno e ci giochiamo tutto in un'ora e mezza di servizio centrale a pranzo e un'ora e mezza di servizio centrale alla sera. Quando però sta per arrivare l'ora del servizio, tu senti proprio che c'è dentro lo stomaco, c'hai le farfalle. E ogni volta è come la prima volta, perché non sai mai chi ci sarà dall'altra parte. Sempre, come la prima volta. E cioè, i clienti sono sempre le stelle più importanti. Ti può capitare dentro il cliente gourmet, ti può arrivare la guida, cioè vivi sempre, più sali nei palcoscenici, più vivi sempre veramente con i brividi. Con i brividi, eh sì, perché poi appunto quando si è candidati alle stelle ti può arrivare da un momento all'altro l'ospite di riguardo, insomma, da accontentare e non lo sai. È vero che sono camuffati benissimo, o sono leggende No, metropolitane? assolutamente, anzi devo proprio dire che negli ultimi anni è proprio cambiata la guida Michelin, nel senso che, a parte ci sono molte altre guide di valore, tipo Espresso, Gambero, abbiamo tante guide valide, ma devo proprio dire che la Michelin è in totale anonimato, nel senso che mentre una volta magari capitava che si dichiarassero all'uscita dopo aver regolarmente pagato il conto e tutto, adesso neanche più quello. Cioè adesso vengono, pagano, mangiano e tu non sai neanche sono venuti. Ecco, mamma mia, è pazzesco. Allora, Roby, diamo un attimo la cifra di quello che tu fai, no? Hai detto due servizi al giorno, in un'ora e mezza mi gioco tutto. Quante persone hai sotto di te in Beh, cucina? attualmente sono io più 5 a Parma, perché sono arrivato in una realtà totalmente diversa, però diciamo Ti che sei trovato ad avere? no, sì, mi sono trovato ad avere, appena sono arrivato io, innanzitutto quelli che c'erano hanno cambiato subito aria. Ah, è vero È allora, è vero, vero. Quindi, cioè, sei Roby il terribile, altro che no, è vero. Ma perché. sono Robin Terribile, io cioè, devo dire che io sono arrivato, ho trovato una situazione abbastanza strana per quello alla quale ero abituato a stare, cioè gente che entrava in cucina alle 10:30 di mattina. Io mi domando come sia possibile quando tu dopo 2 ore, cioè alle 12:30, ti giochi il servizio, se arrivi alle 10:30 tu capisci che neanche il tempo di aprire gli occhi sei già, cioè sei troppo lungo, la macchina va accesa molto prima e poi non c'è concentrazione, cioè uno deve entrare in cucina alle 8:30, deve uscire a mezzanotte. Così sei Ah, sicuro che così. non hai tempo di pensare ad altro. Funziona così. E poi la vita, uno come fa? Cioè, Ma la vita, tu ti sei anche riprodotto, nel frattempo ti sei io no, non sposato, sono sposato, convivo, ho un convivi? bimbo e vabbè, ovviamente la mia compagna mi porta il bimbo all'hotel. Il pomeriggio me lo porta, dopo lo va a prendere all'asilo, sta con me un'oretta e la mattina cerco quando posso a svegliarmi, perché sono duro da svegliare, a portarlo magari io all'asilo. Quelli sono gli attimi in cui me lo godo. Però è normale, cioè nel senso fa parte del gioco, è così, lo so. Spero un giorno di avere molto più tempo da dedicargli. Attualmente, O lo faccio o non lo faccio, se lo faccio lo se lo faccio ai faccio, massimi. e io penso che, cioè, purtroppo quando lo fai poi nasci e vivi in questi ambienti, in questi palcoscenici, non riesci più a tornare indietro. Cioè, io non riuscirei più a fare il mio lavoro dicendo, vabbè, dai, lo faccio con altri orari, non ce la faccio, cioè, perché so già che dopo 2 giorni sono insoddisfatto e non è uguale. Ecco, deve essere tutto perfetto. Com'è il piatto perfetto? Qual è il tuo piatto perfetto? Il mio, quello che Sì. preferisco mangiare io? No, non il tuo preferito, il piatto perfetto che tu abbia mai realizzato. Il piatto perfetto che Cioè, dove io hai avuto la tua massima ho? Era realizzazione? l'Epa Royale. La Repa Royale. Lo sapevo e tutti te la chiedono, vero? Ti Me identificano. la chiedono anche perché ho avuto un grande chef che non è stato il mio chef, però Philippe Leveil, che è un chef a 2 stelle Michelin del Miramonti, l'altro di Concesio, che è ovviamente lo dice il nome stesso, è un grande chef francese, che aveva commentato il fatto che fosse una delle lepre più buone che lui abbia mai mangiato. E capisci che quando tu fai un piatto francese e uno chef 2 stelle ti dice che è una delle più buone, tu dici, vabbè, allora sto andando nella direzione giusta. Poi io dico sempre che è il piatto che secondo me col quale tu misuri la febbre di un cuoco, perché ha così tanta tecnica e così tanto è così tanto icona come piatto che prima di metterlo in carta devi avere veramente la consapevolezza di che tu lo faccia al 100% bene, perché sennò ti esponi È troppo. vero che hai fatto più di 100 tentativi? Ne ho fatti di più e forse ne ho mangiati di più. È vero che sei andato via dal Trussardi alla Scala e hai lasciato tutte le tue Tutte. ricette? Io a chi lavora lì, a chi ha collaborato con me, ho sempre dato tutto, non ho mai nascosto niente, anche perché io penso che se uno ti sta in fianco 12 ore al giorno, il minimo che si merita è di avere la ricetta con la quale sta lavorando.
In più, tuttora tutti i ragazzi che ci sono, che collaborano con Altro Sardi, che hanno collaborato con me, tante volte mi chiamano, io tutto quello che posso insegnare, se so, lo dico, ma non sono geloso di niente. Non sei geloso di niente. Questo vuol dire essere molto sicuri di se stessi? Non lo so, io cioè, non ho proprio gelosia verso di me, cioè, non mi interessa, nel senso, comunque io tutti i giorni la mia sfida è innovare, dunque quello che ho fatto, io dico sempre il piatto più difficile che ho fatto è quello che devo ancora fare. Ecco, allora ce lo puoi dire quello che vorrai fare o no? Non si può dire. Guarda, io il mio sogno innanzitutto, ultimamente la cucina diventa sempre più minimal, è sempre più un concetto di materia e di minimalezza nei piatti, dunque quello che voglio fare, ma ancora non sono riuscito a pieno, ma ci proverò quando appunto aprirò il ristorante gourmet, è quello di mettere un solo ingrediente sul piatto. Cioè, secondo me il futuro della cucina è un mono ingrediente. Come un mono ingrediente? Ma stai scherzando? Allora cosa ci stai a fare tu in cucina con un mono ingrediente? Invece cambia, perché se tu puoi, cioè io ti posso dire, io prendo un gambero per assurdo, un gambero è fatto da 6 parti, dalla coda, dalla testa, e io voglio destrutturare questa materia lasciandola più naturale possibile. Il gusto deve essere quello di che tu mangi un gambero crudo, però devi trovarlo un mono ingrediente in 6 strutture diverse. No, è incredibile. Quindi per te il futuro è togliere dal piatto invece che mettere. Beh, io sarei, permettetemi in termini ridicolo se dico che a me è un po' il parere di tutti. Cioè, la cucina negli ultimi anni ha avuto una pulizia estrema nei piatti. Una volta si tendeva a mettere 1000 cose. Oggi se uno mette più di 3 ingredienti nel piatto già non è visto di buon occhio. Però secondo me il futuro è mono ingrediente. E ci sono delle scelte etiche che tu fai? Cioè qualcosa che non cucineresti mai o qualcosa... Ecco, questo l'ho visto fare da tanti miei colleghi, io non riesco. Ho questa cosa che io non riesco a somministrare niente che io non mangerei. Ah. Non ce la faccio proprio. Difatti ci sono... Ho anche questa grande fortuna che praticamente c'è forse un ingrediente che non amo in tutta la cucina. Io mangio tutto, mangio quinti quarti, mangio fegati rognoni, divento matto per le frattaglie. Dunque non ho un paio di ingredienti che non sono e difatti non li metto nei miei piatti. Ah, quindi la tua scelta etica è di non dare una cosa che tu non mangeresti. Che cosa non deve mancare? Cioè in questo mondo in cui si sottrae, che cosa non deve mancare però in un piatto? L'amore. L'amore. L'amore fa tutto, cioè nel senso, perché tu, io e te possiamo cucinare lo stesso piatto, ma non è solo la capacità termica di un cuoco, se tu quel giorno lì l'hai fatto con più voglia, sicuramente più buono il mio. Ah, e poi vediamo, non lo so, magari proprio fatto da me no, però un ingrediente che hai sempre, cioè hai detto che mangi tutto e di più, ok, ma c'è un sapore, un ingrediente, un ricordo, un profumo che hai fin da piccolo e che vorresti un giorno riproporre o hai già riproposto nella tua cucina? C'è un ingrediente che io non riesco a togliere praticamente da nessuna parte della mia cucina, che è il limone. Il limone io, cioè, dalla buccia, cioè, è una cosa che proprio lo devo sentire. Poi, che ricordo fin da piccolo, teniamo presente che io comunque vengo dalla Lomellina, dunque tutti i gusti di... avevo una nonna che cucinava benissimo e oggi sto cercando di riproporre tutto quello che era una volta, dunque cioè, io in carta ancora sto mettendo la cassola, sto mettendo cose molto tradizionali, perché comunque anche questa è una cosa che stiamo facendo tutti e che è giusto che sia così. Oggi si tende a riportare con la tecnica evoluta che abbiamo noi e col fatto che comunque c'è un'evoluzione in cucina che ci aiuta molto, però a alleggerire in termini nutrizionali, ma a riportare le stesse intensità di gusto che si usava una volta. Come ti è venuto in mente di reinterpretare la cacio e pepe? Ma innanzitutto è un'icona, cioè... Innanzitutto è un'icona e difatti quando tu tocchi un'icona è bene che tu sappia, innanzitutto... Noi siamo chef che comunque sono visti, diciamo, e dunque tutte le volte più tu sei visto, più sei facilmente attaccabile, giustamente. Certo. E dunque è bene, secondo me, che quando fai un'icona o la rifai tale quale, cioè non la denaturalizzi, dunque deve essere così come è nata, oppure la cambi totalmente specificando il fatto che comunque deve avere un suo perché, non è che io la cambio, dicevo la cipolla oggi non la metto. La mia cacio e pepe è particolare, perché io parto da un latte di pecora, che è addenso, nella quale metto in infusione 3 tipi diversi di pecorino, il pepe è fatto con un brodo di pepi, di 3 pepi diversi, cioè un'altra cosa, però la percezione finale, la grassezza che ha in bocca e il gusto è molto simile a quello di una volta. E andiamo avanti perché veramente ci devi dare anche un po' di sostanza, adesso te la sei cavata con la cacio e pepe detta così, ma abbiamo bisogno di più sostanza. Il tuo primo maestro, abbiamo detto chi è stato, e invece...
qualcuno a cui ti ispiri, vorresti diventare? Prego. Spiega a noi poveri. È una, la Maison Dragon penso che sia una delle maison più importanti a livello della cucina mondiale sicuramente, ed è un 3 stelle Michelin importantissimo di Francia. Ah, come in Francia? Sì, come ci sono tanti, io sono molto francofono. Allora, la mia cucina è molto italiana ma di derivazione molto francese, perché è bene dire che lavoro molto sui fondi, su quelle cose che come le fa loro non le fa nessuno, dunque io, cioè, le riduzioni, i fondi così le prendo totalmente dalla Francia. Se non lavorassi in Italia, dove vorresti lavorare? In Francia? In Francia. Pensavo a New York. No, no. In Francia. Però io faccio fatica a uscire dall'Italia, faccio già fatica a uscire da Vicenza, dunque diventa difficile anche uscire dall'Italia molto. E il futuro della cucina l'abbiamo detta, va verso il minimalismo e tutto. Il futuro di Roberto Conti, oltre, vabbè, adesso hai un futuro prossimo a Parma, dove veramente ci aspettiamo grandi cose. Il futuro di Roberto Conti è sicuramente ambire la seconda stella, dunque devo riprendere la prima, puntare dritto alla seconda, e poi è bene dire che sto lavorando, non è ancora niente di super ufficiale, ma sto lavorando seriamente a un progetto, a un concept che aprirò proprio qui a Vigevano. Oh, l'ha detto, avevo paura tu non lo volessi dire, no. Roberto Conti apre un ristorante a Vigevano, ma sarai presente, come farai? Io comunque sarò 4 giorni a Parma, 5 giorni a Parma e 2 giorni o 3 giorni a Vigevano. Ottimo. Metterò qua uno chef che ha già lavorato molto con me, perché deve lavorare a mio specchio, e ovvio che comunque sa benissimo come lavoro. La brigata che formo è gente valida, in sala metterò un ragazzo molto valido che arriva anche lui da un percorso stellato, perché comunque diciamo che l'ambizione è alta anche qui. E tu fai proprio fatica a staccarti da Vigevano, eh? Come mai sei così tanto, ami tanto questa provincia? Io sono troppo legato a questa zona, perché comunque, vabbè, è dove sono nato. Sono uno che, come ti dicevo prima, si affeziona, e dunque i miei amici sono i miei amici. Posso anche andare in giro a conoscere 1000 persone, ma le persone che ho qua ce le ho qua. Ce le fa. Un'altra cosa che non ti perdonerò mai, no, a proposito di affezionarsi, tu sei interista? Sono malato. Sei malato? Una malattia. È una patologia grave. Molto grave, perché la mia non è neanche essere tifosi, proprio essere malati. Ma me l'ha trasmessa mio papà e ne sono pienamente orgoglioso. Sto cercando di trasmetterla a mio figlio, tanto è vero che l'ho chiamato Adem, come Jajic, che era un attaccante dell'Inter. Ecco, ma io questa cosa l'ho scoperta oggi, mi ha veramente destabilizzato. No, io praticamente voglio proibire ai miei figli di essere interisti, benché in famiglia siano tutti interisti, perché l'interista soffre. Ma è per quello che fa parte del gioco, cioè tu quando tifi l'Inter sai che poi non soffrirai mai più per niente. Va bene, allora cambiamo totalmente argomento, usciamo dal calcio perché andiamo veramente a incunearci e non ne vale la pena. Guardiamo questo promo del programma che stai realizzando con i cugini di Teleparma. Ecco, l'unica volta che vedremo Roberto Conti in veste così di chef televisivo. Vogliamo James Bond. Il mio nome è Bond. Il parmigiano, lo zafferano, la mozzarella e la cannella, la pasta al pesto, il pollo arrosto, il baccalà, le lumache, la pasta, il formaggio, il grano, il baccalà. Chef, che bontà. E la prima ricetta che faremo sarà il tiramisù. Chef, che bontà! Qual è stata la prima ricetta che hai fatto? La cassuela. La cassuela. La cassuela. Quindi 40 ricette. 40 ricette dove collaborano anche dei due grandi chef di Accademia Barilla. 40 ricette nazionali, nel senso che cerchiamo di spostarsi di regione in regione ogni volta, con temi diversi, però sono ricette, non abbiamo inventato nulla, riprendiamo le ricette che erano quelle dalla cassuela, abbiamo fatto il coniglio alla ligure, abbiamo fatto il tortello d'erbetta, faremo la pastiera napoletana, cerchiamo di prendere i grandi classici di ogni regione. E si riesce a farli fare anche alle, cioè sono ricette fruibili? No, le facciamo ovviamente in chiave moderna, ma tutte
non usiamo tecniche tipo sottovuoti così, proprio perché siano replicabili a casa. Cioè, lo potrei fare anch'io, qualsiasi... Ok. E a proposito di ricette che vogliamo dare a casa, io l'ho promesso ai miei telespettatori che ti avrei avuto qua e quindi ci saremmo fatti dare delle dritte. Per esempio, per tutte le amiche a casa che vogliono conquistare l'anima gemella, no? Quindi il piatto per conquistare, per farsi sposare. Per farsi sposare? Sì. Davanti al quale qualsiasi uomo capitolerà. Filetto alla Rossini. Filetto alla Rossini, è difficile? No. Come si fa? Si prende un filetto da 200, parlo per singolo, eh? Sì. Filetto da 200 grammi, di manzo. Manzo. Devi avere poi, ma ne vendono già fatti, un pezzo di torchon di foie gras. Devi avere poi, ma anche quello, delle lamelle di tartufo nero. Che facile, che questo si compra tutto. Che vendono in salamoia. Devi prendere una fetta di pan carré. La tagli a disco e la tosti bene da una parte e dall'altra. Nel frattempo prendi il filetto, lo arrostisci bene, 4 minuti da una parte e 4 minuti dall'altra. Sì. Poi butti via l'olio di arrostitura, butti dentro burro, aglio e rosmarino, gli butti su burro, aglio e rosmarino e lo passi in forno a 180 per 6 minuti. Lo tiri fuori, lo avvolgi nella carta stagnola, con il fondo che è rimasto nella padella butti dentro un bicchiere di marsala, butti dentro le lamelle di tartufo nero, tiri la salsa, appoggi il filetto sul pane, appoggi sopra delle fette di tartufo nero, appoggi il foie gras e salsi. Sembra facilissimo. Quindi, amiche a casa, se arriva l'anello, ringraziate me e Roberto Conti. Poi la ricetta per conquistare o far fuori, insomma, dipende dai casi, per dire cucino meglio io alla suocera. Risotto alla milanese. Risotto alla milanese. E come si fa? Cioè, Roby, ma una roba che può fare anche appunto... Risotto alla milanese, è uno dei più grandi classici della nostra zona e secondo me se fatto bene è quasi imbattibile, soprattutto perché la suocera dirà che è imbattibile. Allora, bisogna fare il brodo. Fondamentale brodo di pollo. Okay. Dunque, acqua, ricordiamoci sempre la differenza tra fare un brodo e fare un bollito, che è fondamentale. Quando si fa un brodo, dunque tu hai bisogno di avere la massima intensità dei sapori nell'acqua, si parte da freddo. Quando tu vuoi fare un bollito e dunque hai bisogno di avere la massima intensità di sapore nella carne, parti da caldo. Dunque in questo caso pentola, acqua fredda, sedano, un bastone di sedano, un bastone di carota e mezza cipolla, si immerge cosce di pollo, si fa bollire 3 ore. Quando dopo che ha bollito lo si filtra e lo tieni da parte. Riso, carnaroli super fino, una noce di burro in pentola, si tosta bene il riso. Quando non lo riuscite più a tenere in mano, vuol dire che è pronto, che è brillato, si bagna. Non usate sfumare col vino bianco perché è una vecchia favola, che una volta serviva, perché una volta il riso girava nei sacchi di juta, per togliergli quell'odore di naftalina si dava acidità. Sì. Oggi il riso gira tutto sotto vuoto, non avete più bisogno. Dunque, quando il riso è bello caldo, si parte con a bagnare col brodo, da quando date la prima bagnata, il riso non deve mai più fermarsi d'ebollizione e si va tanto così sopra il livello del riso, si fa bollire per 12 minuti. Dopo 2 minuti che avete bagnato, inserite una presina di pistilli di zafferano o della polvere. Mai in tostatura, perché sennò lo zafferano, che è un prodotto già tostato, prende di bruciacchiato. Sì. Si fa bollire per 12 minuti, si spegne il fuoco, ogni persona un cucchiaio di burro, un cucchiaio di parmigiano e un cucchiaino di aceto. Perché l'aceto? L'aceto. Sì, perché una volta si mantecava il vero risotto alla milanese col midollo. Sì. Il midollo immette acidità. Oggi non si può più fare perché è meglio non usare midollo, non si trova, non è ben lavato, dovresti sciacquare così. Mettete una punta di un cucchiaino di aceto bianco, girate e mettete in tavola. E il gioco è fatto e la suocera è conquistata. Allora, sembra facilissimo. Allora, Roby, adesso queste due ricette ce le teniamo veramente. Avete registrato, avete preso appunti, rivedete perché sono imbattibili. Tornerai per darcene altre, voglio dire, tanto ormai a Vigeva non verremo direttamente noi al tuo ristorante. Ti ringrazio di essere stato qua. Grazie a te, grazie a voi. E ci vediamo alla prossima. Bravo, Roby.